Cari telespettatori di Rete Oro, buonasera e benvenuti a un altro appuntamento con Sport e Medicina TV. Questa sera ho l'onore di avere con me un amico Alessandro D'Agostino, istruttore di atletica leggera. Benvenuto Ale. Grazie, buonasera Alessandro. Allora, buonasera a tutti. Allenamento che fatica, e noi ne sappiamo qualcosa visto che ci alleniamo qualche volta non insieme perché ormai tu sei imprendibile. <ride> Parliamo di questo allenamento che fatica, allenamento sostenibile in realtà. Io Quindi, lo chiamo allenamento sostenibile perché eh, partiamo dal fatto che bisogna allenarsi e non sono io a dirlo. Scomodo per avvalorare questa tesi la più autorevole delle istituzioni. L'Organismo Mondiale della Sanità dice che è necessario allenarsi almeno due, due ore e mezzo, tre ore alla settimana per essere in salute e stare bene. Il mio parere molto più, molto più semplicemente è che. Siamo fatti per allenarci, siamo fatti per muoverci. Non è un'opzione, è una necessità. È ciò che perché ci fa stare è una bene. È una necessità perché è ciò che ci fa stare bene, è ciò che ci permette di stare in salute. Non si rischia di andare in vigoressia, in un eccesso? Allora, io eh, penso che debba dominare il buon senso. Il, la misura con la quale facciamo le cose determina il successo o l'insuccesso di una qualsiasi pratica, soprattutto sportiva. È chiaro, il discorso agonistico eh, diventa un po' più complesso, ma affermandoci soltanto all'allenamento, inteso come: Adattamento del nostro corpo agli stimoli, adattamento allo stress, di certo produce degli effetti benefici, di certo ci fa entrare all'interno di un circolo virtuoso dal quale non, del quale non possiamo assolutamente fare a meno. Ovviamente, tu sei un istruttore di atletica leggera, hai corso, hai fatto anche la maratona, hai corso su strada, poi sei passato, ovviamente, alla pista con degli ottimi risultati. Hai trasformato, ovviamente, la tua, la tua natura. Io. Correre. <ride> Correre su strada e correre su pista. Qual è l'allenamento per essere sostenibile? Cioè... Io. Io, oltre a fare l'istruttore, ho, ho la presunzione di, di cimentarmi anche come atleta. <ride> e lo fai e con grande successo. Lo, quindi. lo, fa, lo faccio <ride> con grande soddisfazione, forse non eh, con successo, ma con, di certo con grande soddisfazione. Io ho fatto un po' tutte le discipline dell'atletica in età giovanile, e da adulto mi sono cimentato in particolar modo nella corsa. Sono partito dalle più lunghe distanze con scarsa soddisfazione devo dire in termini di risultati, ma con grande soddisfazione in termini eh, sociali, eh, di amicizia e, e, e di soddisfazione di tutto ciò che ruota intorno all'ambito sportivo e alla corsa. Eh, negli ultimi anni mi sono cimentato nella, nelle corse su pista eh, dove... Riesco leggermente meglio, comunque meglio di quanto non riuscissi nelle, nelle corse su strada. L'impegno dal punto di vista fisico è molto diverso, dal punto di vista muscolare e, in particolar modo, dal punto di vista tecnico. Cosa puoi dire per convincere i nostri telespettatori che è importante fare sport, allenarsi? E, diciamo diamo, che... diamo un messaggio importante no, in e... termini di salute, di sociali. Il, il, il vero motivo è che ci muoviamo per stare bene e quindi eh, dobbiamo cercare di accettare il fatto che c'è un piccolo prezzo da pagare, la fatica. Se ci rassegniamo a sopportare la fatica, ne traiamo i benefici. Che, qui vediamo un allenamento in un parco. Un allenamento <ride> in un parco, in un bellissimo posto a, a Tor di Quinto, Quinto c'è cioè questo posto bellissimo dove quando Quindi. è possibile ci, ci alleniamo anche in gruppo. Ecco, vedi, questo è uno degli esempi. Allenarsi in un bel posto con la compagnia giusta ci permette di affrontare la fatica nel modo migliore. Noi dobbiamo fare in modo che questa fatica, non dico che sia piacevole, ma che sia sopportabile. Sostenibile appunto, sostenibile. trovare l'attività giusta ci permette di rendere la fatica sostenibile e di avere i benefici che derivano dall'allenamento, non parlo solo di quello fisico, eh? parlo di, di tutta la sfera mentale che, da, che dal benessere fisico eh, derivano. Sappiamo bene che il, soprattutto la corsa è un ottimo elemento per scaricare la tensione, scaricare lo stress. Io sono chiaramente di parte, ma devo ammettere che eh, da sempre io. Ho, Lo sono anch'io come te. So, <ride> da, se da sempre io ho fatto attività sportiva, da, da quando ero veramente molto piccolo. Eh, ho cambiato diverse, diverse discipline. E devo dire che la sensazione di benessere fisico, eh, proprio per via della componente fisiologica eh, che, che si innesca con, con la corsa, non l'ho mai provata con nessun altro tipo di attività. Adesso ti faccio una domanda più personale. Diego, tuo figlio Diego, come sta crescendo con un papà che è così votato chiaramente alla, allo sport, a queste cose? Io lo conosco benissimo, è un ragazzo meraviglioso. Come genitori diciamo sempre non voglio eh, costringerlo, non voglio che faccia per forza quello che faccio io, voglio che sia lui a scegliere. E in effetti sono stato brevissimo, eh, non solo nella teoria ma anche nella pratica, finché non è arrivata la pandemia e, e quindi ci ha in qualche modo indirizzato a fare sport all'aria aperta. E quale sport all'aria aperta migliore dell'atletica? Certo. Quindi fino a e due o vediamo... tre anni fa... Qui vediamo dei, i miei, dei ragazzi. Questi sono i miei cuccioli della tua scuola. Due o tre anni fa eh, siamo stati costretti a virare da altre attività che, lui, che a lui piacevano, eh, fatte con dei professionisti dei quali ho grande stima. Abbiamo virato verso l'atletica e adesso devo dire la verità: stiamo raccogliendo anche dei frutti. E lui si diverte ed è per me un'occasione per stare insieme a lui e per passare del tempo con lui. Eccolo, Eccolo qua, questo è il mio cucciolo. Lo vediamo, lo vediamo. Cucciolo, insomma. Esatto. Eh, bello, eh? Bello, è bello cresciuto, decisamente. Ma la differenza, ad esempio, con i grandi? Allenare i grandi? È meglio allenare i piccoli o i grandi? Allora, io alleno eh, atleti di tutte le età, il mio atleta più piccolo ne ha 5 e il mio atleta più esperto ne ha 75. Ah, eh, carino esperto. Esperto, <ride> sì, esperto perché, eh, viste le prestazioni che fa, non posso di certo dire che è anziano. Eh, detto questo, le soddisfazioni sono enormi in entrambi i casi, ehm, molto diverse tra di loro. L'aspetto sentimentale e affettivo ah, certo. che si sviluppa con i bambini è, è speciale. Per concludere, l'allenamento quindi deve diventare parte della nostra vita, secondo te? L'allenamento è parte della nostra vita. Dobbiamo soltanto prenderne atto e trovare il modo per percorrere la strada giusta, affrontando la fatica e prendendoci i benefici che da questo derivano. Ale, grazie del, del tuo messaggio. Ovviamente sarai ancora ospite con noi, Molto perché valentieri. è importante avere questo tipo di, di messaggi. Cari telespettatori, abbiamo terminato oggi con il mio amico Alessandro, ci vedremo per una prossima puntata. Grazie, grazie Ale. Grazie a voi.